Lorenzo, presidente dell'associazione LAM, Libera Associazione Arti e Mestieri di Mogliano Veneto. Lorenzo, questa festa è il risultato di un grande sforzo organizzativo, no? Sì, per noi è stato uno sforzo veramente notevole e di sicuro i risultati che stiamo vedendo in questo momento ci ripagano. Speriamo che possa diventare un appuntamento fisso non solo per noi, che ne saremo assolutamente contenti, ma soprattutto per la popolazione e per la città di Mogliano, che necessita di situazioni come queste, e anche la rivalutazione di uno spazio come questo, che ci siamo resi conto sempre di più in queste serate non era così evidente nell'ambito del tessuto sociale moglianese, è per noi comunque un motivo di vanto. In più, credo che la qualità della musica e delle serate proposte giochino anche a nostro favore. Il punto di forza di questa manifestazione, secondo te? Ma di sicuro l'unione tra la qualità della presenza del cibo e la qualità inusuale per certe tipologie di incontri musicali come questi, appunto dell'aspetto artistico musicale, sono due punti vincenti. Lorenzo, un'altra domanda: il ruolo dell'amministrazione comunale, che cosa si è fatto, che cosa si potrebbe o si dovrebbe fare? Questo è un argomento, a mio modo di vedere, abbastanza delicato, perché l'amministrazione comunale ci è stata di grande aiuto, questo è fuori da ogni dubbio, è sempre stata estremamente disponibile anche nella figura dell'assessore alla cultura e allo spettacolo, che era anche presente qua ieri sera insieme a noi. E cosa si può fare di più? Sicuramente molto di più. Come noi ci sono tante altre associazioni e altre persone, anche singole persone, che hanno idee, hanno volontà, hanno voglia di fare, e spesso volentieri, non solo per la crisi, perché è una situazione che perdura da troppi anni ormai, gli spazi ci sono ma vengono utilizzati, i soldi forse anche, quindi quello si potrebbe fare, si potrebbe cercare di aiutare e coinvolgere un po' di più chi ha voglia e necessità, perché onestamente per tanti anni abbiamo più trovato un muro di gomma piuttosto che un tappeto rosso, Invece in questa occasione dobbiamo solo ringraziare, perché effettivamente tutto questo è stato reso possibile con grande sforzo da parte di tutti, ma anche con grande aiuto da parte dell'amministrazione pubblica. Lorenzo, i progetti futuri dell'associazione? I progetti futuri sono a partire da il 12, quando finirà il tutto qua, cominciare a lavorare per cercare di portare una seconda edizione di questa prima puntata di Estatù, per farla diventare un appuntamento con cadenza sicuramente annuale, ma anche la possibilità di cercare di replicare situazioni come queste che abbiamo riscontrato appunto piacere alla popolazione, anche perché rispetto ad altre situazioni preesistenti, non grazie a noi, ma per una comunione di intenti, di idee condivise appunto con l'amministrazione, è anche una questione spesso molto delicata come quella dei volumi della musica, ha avuto un notevole successo, per cui forse ci saranno più spazi, speriamo di sì. Questo è il nostro intento, e quindi la volontà di poter proseguire e anche differenziare la tipologia di offerta sia musicale che non musicale, perché comunque la Libera Associazione di Arti e Mestiere, o LAM, si occupa di arte in generale, ma anche appunto della riqualifica di vecchi mestieri che sono comunque arte, per cui l'intento è quello di cercare di dare un po' più sfogo anche a molte persone che in questi giorni sono avvicinate a noi o all'amministrazione, perché si è ripreso a fare qualcosa, quindi che sia la ripresa economica, che non sia la ripresa economica, l'importante è che qualcosa si stia facendo, e noi siamo parte di questo, ne siamo orgogliosi. Grazie. Grazie a voi.